È la storia di una ragazza che da anni lotta contro una malattia, quella di Elisa Volontieri, e intorno alla sua storia, alla sua battaglia contro la fibrosi cistica, la famiglia e gli amici si impegnano da tempo alla sensibilizzazione contro questa grave malattia a Magenta e nel territorio. Emanuela Berrone, referente del gruppo di sostegno per la lotta contro la fibrosi cistica su Magenta, è la madre di Elisa e il motivo per cui ha organizzato la presenza del gruppo in piazza Liberazione a Magenta non ha bisogno di grandi spiegazioni. Da Milano sono anche giunti i rappresentanti regionali e nazionali per spingere la raccolta fondi magentina. Mia figlia si chiama Volontieri Elisa e è ammalata di fibrosi cistica. Alla nascita abbiamo scoperto questa malattia, che è una malattia degenerativa che compromette l'apparato respiratorio, pancreatico e fegato. È una malattia invisibile fino a quando non si arriva ad avere necessità dell'ossigeno. Il problema è che c'è questa proteina che si chiama CFTR, che trasporta i sali, malfunziona e di conseguenza produce un muco denso che a livello polmonare si attacca ai polmoni e a livello pancreatico ostruisce i dotti, e quindi loro hanno bisogno di prendere gli enzimi pancreatici ogni volta che mangiano per assimilare quello che mangiano. A livello polmonare purtroppo per loro un raffreddore diventa una tragedia, e il fatto di avere ripetute riacutizzazioni ai polmoni, i polmoni ad una certa si deteriorano, ed è quello che è successo con Elisa. Elisa Volontieri, 26enne di Magenta, si definisce rinata la prima volta il 23 ottobre del 2015, cioè dopo il primo dei trapianti di polmoni che ha dovuto affrontare. Elisa è stata bene fino a livello della terza media, poi da lì ha cominciato ad avere problemi su problemi, finché nel 2015 è entrata in lista di trapianto. A ottobre l'abbiamo presa per i capelli perché è finita in terapia intensiva, sono arrivati gli organi e lì è stata la sua rinascita. Il problema è che non è la fine della malattia, nel senso che è un'ultima chance, tant'è vero che nel 2018 si è presentato il rigetto cronico, e dopo tutta una serie di terapie per bloccarlo purtroppo siamo arrivati all'anno scorso, dove ha dovuto rimettersi in lista di nuovo per un ulteriore trapianto. Stiamo ancora aspettando gli organi e insomma la vita di questi ragazzi si è praticamente segnata dalla malattia. Poi, senza ombra di dubbio, la ricerca ha fatto passi da gigante da quando è nata. Hanno trovato dei farmaci che correggono il difetto di base, però le mutazioni sono talmente tante che questo farmaco non va bene per tutti i ragazzi, tant'è vero che ci sono ancora molte mutazioni che sono prive di farmaco. Sicuramente questo farmaco ha cambiato la vita di tutti i ragazzi che lo stanno prendendo, perché non devono più fare tanti ricoveri, non devono più insomma fare tanti prendere tante pastiglie. È sicuramente una vita diversa. Noi siamo speranzosi che la ricerca trovi comunque la cura anche per le mutazioni orfane, e prima o poi ci sia la cura definitiva per tutti.